Bene, dopo aver visto la definizione delle operazioni con i monomi, passiamo a vedere i polinomi. Polinomi, la parola stessa, polis in greco, significa molti. C'è un'espressione algebrica che conta uno o più monomi. Quindi un polinomio in realtà è un monomio, è un caso speciale di polinomio, se volete, con un monomio solo. Come fa? Questa è una cosa importante. Come faccio a contare i monomi presenti in un polinomio? Fatemi prendere un esempio dal testo. Consideriamo per esempio questo, un esempio, che ne so, x alla seconda più y alla quarta meno 3x alla seconda y. Ok? Questo è un polinomio composto da tre monomi. Questo è un monomio, questo è un altro monomio, questo è un altro monomio. Tre monomi. Prego. Quindi un polinomio è l'operazione tra monomi. Esattamente, in realtà un polinomio è una successione, una sequenza di diversi monomi scritti uno di seguito all'altro e legati tra di loro da un'operazione di somma, anche se qui vedo il meno in realtà, questo posso sempre pensarlo come più, meno 3, eccetera, eccetera. Ok? Come faccio a sapere dove finisce un monomio e dove inizia quell'altro? Se guardiamo i singoli monomi, vi ricordate qual era la definizione di monomio? Un monomio è un'espressione algebrica formata da numeri e o lettere con diverse potenze, tutti moltiplicati tra loro. Ok? Qui ho x per x, x alla seconda, questo è un monomio. Qui ho y alla quarta, questo è un monomio. Tra di loro non c'è un prodotto, c'è una somma. Quindi qui finisce un monomio, qui comincia quell'altro, perché sono espressioni legate non da prodotti, ma da somme o differenze, se preferite vederla così. Ok? Nello stesso modo, se ho per esempio, che ne so, facciamo un altro esempio, un terzo x, y alla seconda z, meno 2 quinti, XY, questo è un binomio, un monomio con due monomi, perché qui ho un terzo, che è un numero, per x, per y alla seconda, per z. Questi sono tutti prodotti, quindi questi tra di loro sono tutti moltiplicati l'uno per l'altro, quindi questo è un monomio. Poi ho due quinti, per x, per y, questi sono tutti moltiplicati tra di loro, questo è un altro monomio. In mezzo c'è una somma, qui posso pensare a più questo. Quindi qui ho una somma che non è una moltiplicazione. Quindi qui finisce il primo monomio e qui comincia quell'altro, il secondo. Ok, questo individuare quanti termini ci sono in un polinomio è molto importante. Non deve essere, ecco, deve essere qualcosa su cui non avete nessun dubbio. Ok? I monomi contengono lettere e numeri tutti moltiplicati tra di loro. Se ho espressioni diverse che non sono moltiplicate ma sommate, allora ho un polinomio. Mi sono spiegato bene? Perfetto, dimmi. Ma un binomio può essere formato da due monomi con la stessa base? Per base intendi Sì, parte letterale. In quel infatti. caso è un binomio, ma non è ridotto ai minimi termini, cioè è semplificabile. Ok? Parliamo di polinomi in formato normale, standard o anche canonico, si dice, quando è formato da monomi non simili. Quello che volevo dire il vostro compagno, se ho capito bene, è, mettiamo un nota bene, se ho 3x più 2y
5x. Questo è un binomio? Beh, apparentemente sì, però in realtà è riducibile, è semplificabile. Questo è 8x e questo è un monomio. Ok? D'accordo? Perché? Perché è fatto di parti di due monomi simili. Se invece ho 3x più 5y, questo sì che è un binomio non semplificabile, perché il primo e il secondo monomio non sono simili, quindi non posso sommarli. Tutto chiaro? Attenzione! Come i monomi, anche i polinomi hanno un grado. Torniamo a quello di prima. Questo qua, fatemelo copiare per non scrivere un'altra volta. Cancelliamo. Come si stabilisce il grado di un monomio? Di un polinomio, scusate. Bisogna osservare i gradi di ogni singolo monomio. Questo x alla seconda è di grado 2, y alla quarta è di grado 4, 3x alla seconda e y è di grado 3. Il grado del polinomio è il grado del monomio del grado più alto. Quindi il polinomio appena scritto è di quarto grado. Ok? Attenzione, è come nelle catene montuose, no? Se io ho una catena montuosa, l'altezza della catena montuosa è l'altezza della montagna più alta, non la somma di tutte le altezze. Non devo sommare i gradi dei diversi monomi, ma prendo quello più alto. Questo trinomio è di grado 4. Ok? Poi posso considerare i gradi parziali, cioè rispetto a una o un'altra lettera. Questo polinomio rispetto a x è di grado 2, perché x appare al massimo alla seconda potenza, mentre rispetto a y è di grado 4. Stesso discorso. Ok? Ci siamo? Quando in un polinomio appaiono i termini di tutti i gradi rispetto a una variabile, a una lettera, x alla seconda più 3x più 4, qui c'è rispetto a x, questo è di secondo grado. Perché questo termine è di grado 2, questo è di grado 1, questo è di grado 0. Perché non c'è la parte letterale, questo è come se fosse, fatemelo scrivere qui in blu, x alla 0, che fa 1, no? Quindi qualunque numero, qualunque monomio senza parte letterale è un monomio di grado 0. Quando questo è il caso, cioè se ho un polinomio che rispetto a una lettera contiene tutte le potenze della lettera, si dice che è un polinomio completo in x. È di secondo grado ed è completo a tutti i termini. Ok, invece se scrivessi così, nota bene, x alla seconda più 5, questo è di secondo grado, ma non è completo. Manca il termine di primo grado. Prego, una domanda. Ma se noi abbiamo ad esempio un numero con la parte letterale, quindi un monomio, Sì? con il più ad esempio è un numero che non ha la parte letterale, quindi ad esempio c'è un 2x più 4, Sì, come in è questo un caso. polinomio o no? Certo. 2x
più 4 è un polinomio di grado 1, di primo grado, completo, perché il termine di grado 1 è di grado 0. Dimmi. Normalmente, ecco un'altra buona domanda, normalmente i polinomi sono scritti in forma normale se sono ordinati per potenze di solito decrescenti, dalla potenza più alta a quella più bassa. Non è sempre così, ma quando sono in formato standard sono ordinati per potenze decrescenti. Ok? Tutto chiaro? Quindi polinomio completo. Quando invece ho un polinomio di questo tipo, per esempio x alla seconda più xy più y alla seconda, questo è un trinomio, qui ho rispetto a x è di secondo grado, rispetto a y anche, questo è di grado 2, questo è di grado 2 e questo è di grado 2, questo è il grado. Vedo che tutti i termini hanno lo stesso grado. In questo caso parlo di polinomio omogeneo. Un polinomio si dice omogeneo se è formato da termini tutti dello stesso grado. Termine in un polinomio significa i monomi che lo compongono. Questo non l'avevo detto. Ok? Completo indifferentemente dal grado, cioè nel senso basta che siano in scala, diciamo. Non ho capito, Nel scusami. senso, non deve essere per forza 0, 1, 2, 3, ma può anche essere 44, 45, 46 il grado, ad esempio, Sì, nessun qualsiasi cosa, significato. basta che ogni singolo monomio sia dello stesso grado. Faccio un altro esempio di polinomio omogeneo. X alla terza più X alla seconda B più, che ne so, 3 YC alla seconda. Le lettere possono essere qualsiasi, basta che i gradi siano tutti lo stesso. Grado 3, grado 3, grado 3. Ok? O ancora, se volete, per variare ancora di più, possiamo invece che mettere, ecco, YC, facciamo X, Y e Z. No, no, dicevo di quelli completi, ancora sopra, Sì? completi nel senso che. E ancora più sopra quelli precisi qua, i completi, no? Ad esempio, non deve essere per forza 0, 1, 2, 3, ma è indifferente, basta che siano ordinati, come si dice. Polinomio completo se ha tutte le potenze rispetto a una lettera. Se è di grado 4, un polinomio di grado 4, attenzione, fammelo scrivere qua sotto, polinomio completo di grado 4 contiene tutti i monomi dal quarto grado allo zeroesimo grado, quindi sarà per esempio, che ne so, 3x alla quarta più 2x alla terza più x alla seconda più 5x più 7. Ma devono avere tutti la lettera in comune, quindi. Deve essere tutti della stessa lettera, certo, questo è completo rispetto a x, chiaro. Ok? Facciamo un controesempio, nota bene. Se scrivo fatemi pensare, ecco, 2x alla seconda più 5xy più 6y, ok? Questo è un polinomio completo rispetto a x, di secondo grado completo, ma non rispetto a y, ma anche rispetto a y, perché c'è il grado 1 e il grado 0, okay? Solo che rispetto a y è di primo grado, ok? Ultima cosa che vediamo di definizione, quando posso dire che ho un polinomio. C'è un'altra domanda? Vedo una mano alzata, dimmi. Ma per essere un polinomio completo devono essere in ordine X. Non è detto, no. È meglio se lo sono, ma non è detto che lo siano. Due polinomi si dicono uguali se hanno gli stessi monomi. Quindi stesso grado, stesse lettere, stessi esponenti, stessi coefficienti. Ok?
Quindi tecnicamente ogni polinomio è uguale solo a se stesso. Ok? Il polinomio invece nullo è quello che ha una parte letterale qualsiasi, ok? E parte coefficiente numerico 0. Perché se ho 0x alla seconda fa sempre 0, per esempio. D'accordo? Detto questo, Troppo di triangoli. un polinomio si dice nullo se è formato dal monomio nullo essenzialmente. Il monomio nullo qual è? È quello che ha come coefficiente, cioè come parte numerica 0 e parte letterale qualsiasi. Okay? Vediamo le operazioni tra polinomi. Un'altra domanda? Ma il polinomio nullo devono essere tutti monomi, nulli o solo No, torniamo un attimo indietro. Immagina, che ne so, ecco, un polinomio come questo, un polinomio come questo, ok? Dove tutte le coefficienti numerici sono 0, quindi del tipo 0x più 0, questo è 0. Perché questa parte è 0 e sommando 0 a 0 fa comunque 0. Il polinomio nullo è quello riducibile a un solo monomio che abbia coefficiente numerico 0. Ok? Quindi è un polinomio un po' patologico, se vuoi, te lo do atto, sì, un po' particolare. Andiamo a vedere un esempio di esercizio del libro, così sfruttiamo. Esempio, eccolo qua. Vediamo questi. Immaginiamo questo. Abbiamo due polinomi, a alla seconda meno 2b alla seconda e meno alla seconda più 3b alla seconda. Questo è il polinomio P1, questo è il polinomio P2. Immaginiamo di sommare i due e poi di fare la differenza. Ok, eccoli. Che significa sommare due polinomi? Il polinomio somma P1 più P2 è il polinomio che ottengo scrivendo il primo più il secondo. Cioè, quindi due polinomi di seguito con i loro segni. Quindi mi spiego meglio. Il P1 che è A alla seconda meno 2B alla seconda più il secondo. Quindi siccome comincia con un meno, metto una parentesi. Meno alla seconda più 3B alla seconda. Ok? Se in questo caso lo che ci va sommato a due polinomi, Sì. uno dei due è opposto all'altro. Allora ottengo il polinomio nullo. Certo. Qui adesso tolgo la parentesi. Questo più significa mantieni tutti i segni che sono qua dentro. Ok? Quindi ho A alla seconda meno 2b alla seconda meno A alla seconda più 3b alla seconda. Dopodiché, dopo averli scritti uno di seguito all'altro, sommo i monomi simili. Cioè quelli che hanno la stessa parte letterale. Quindi ottengo A alla seconda meno A alla seconda fa 0, perché sono due monomi opposti. Meno 2b alla seconda più 3b alla seconda ottengo più 1b alla seconda per gli amici, b alla seconda e basta. Questo prof è nullo. No, questo non è nullo, questo è il monomio b alla seconda. Sarebbe nullo se avesse coefficiente 0, ma coefficiente è 1, non è b alla seconda, non è 0. Se nei due polinomi che vengono Sì. sommati c'è un termine che non combacia in tutti e due, si possono sommare lo Sì, stesso. certo, rimane quello che rimane. Cioè, non è mica detto che puoi, Se uno. che puoi semplificarli per forza. In generale non sarà così. Questo è un caso particolarmente semplice.
quindi se Adesso vediamo un esempio. sono Vediamo prima la differenza. Ok? Il polinomio differenza di sarà P1, per esempio, meno P2. E quindi scrivo il primo polinomio così com'è, nel caso specifico A alla seconda meno 2B alla seconda, meno il secondo polinomio, quindi meno A alla seconda più 3B alla seconda, se non ricordo male. Sì. Questo meno cambia segno a tutti i monomi dentro la parentesi. Attenzione. Quindi se tolgo la parentesi ho alla seconda meno 2b alla seconda, meno meno fa più alla seconda, meno 3 fa meno 3b alla seconda. Quindi ho adesso a alla seconda e a alla seconda sono simili, 2b alla seconda e meno 3b alla seconda sono anch'essi simili. Quindi a alla seconda meno più a alla seconda fa 2 volte a alla seconda, meno 2 meno 3 fa meno 5. B alla seconda. E questo è il polinomio differenza tra i due di prima. Ok? È chiaro che se invece avere coefficienti interi o coefficienti frazionari, farò la somma delle frazioni. Non importa. Ok? Altro esempio, così rispondo alla domanda di prima. Non è detto che siano sommabili, per esempio. No, qui esempi di quel tipo non ce ne sono, non fa niente, non invento io. Supponete che il polinomio 1 sia 3a più 5b, il polinomio P2 sia meno a più 2c, ecco. In questo caso il polinomio somma P1 più P2 sarà 3a più 5b meno a più 2c, di 2a si sommano, quindi 3 meno 1 fa 2a, poi mi rimane 5b, scusate, b minuscolo, più 2c. Qui ho un trinomio. Queste due parti, non essendo simili, non posso sommarle, le riscrivo così come sono. Nessun problema. Vediamo anche la differenza. P1 meno P2, avrò sempre 3A più 5B meno, meno A più 2C, quindi 3A più, si sa perché scrivo sempre B maiuscolo, non, perdonate, più 5B, meno meno A fa più A e meno 2C, quindi avremo 3A e A fa 4A, più 5b meno 2c. Che se non posso sommarli perché non sono simili, restano come sono. Ok? Tutto chiaro? Vediamo, beh, qui abbiamo altri esempi, insomma, li vedremo magari dopo. Quello che abbiamo ancora un po' di tempo, sì, perfetto. Quello che volevo mostrarvi adesso invece è passiamo all'operazione di prodotto. Prima di arrivare al prodotto tra polinomi, immaginiamo un prodotto tra un monomio e un polinomio. Supponiamo di avere, che ne so, 2x, che è un monomio, per 3x più 2y. Quindi ho un monomio. E un polinomio. In questo caso un binomio. Qui, nella parentesi tonda,
non posso sommare questi due. Prima di fare il prodotto devo assicurarmi che nella parentesi io abbia un polinomio, perché se avessi avuto 3x più 2x sommavo ed ero a cavallo, avevo un prodotto tra monomi che so già fare. Non potendo sommare questi due monomi perché non sono simili, ok, uso la proprietà distributiva del prodotto rispetto all'addizione. Abbiamo già visto a suo tempo quando abbiamo fatto le proprietà delle operazioni negli insiemi numerici. Quindi il tutto consiste nel moltiplicare il primo monomio per ciascuno dei due monomi nella parentesi. Proprietà, ripeto, distributiva. Quindi il risultato sarà il prodotto tra 2x per 3x, poi più 2x per 2y. Quindi abbiamo 2 per 3 fa 6x alla seconda, 2 per 2 4xy. E questo è il binomio prodotto. Ok? Attenzione, bisogna rispettare i segni. Moltiplichiamo per esempio, che ne so, meno un terzo x alla seconda per 6x meno 4xy. Anche qui abbiamo il primo monomio per il primo nella parentesi, quindi meno un terzo x alla seconda per 6x, poi ho più il primo meno un terzo x alla seconda per il secondo meno 4xy. È sempre bene usare le parentesi. Quindi meno per più fa meno, quindi meno 6 terzi che fa 2, x alla seconda per x che fa x alla terza, poi qui ho più e meno per meno che fa più. Un terzo per 4, 4 terzi, x alla seconda per x alla terza, e poi ho y, questo è un 3, scusate, è scritto male. Ok? In questo caso faccio sempre il primo monomio per il primo di questo e poi per il secondo, tenendo presente i segni. Tutto chiaro? E se ho un polinomio per un altro polinomio? Per esempio, attenzione, 2x più 3y per, che ne so, x meno 4y. Qui ho un binomio per un binomio. Anche in questo caso, prima di tutto controllo se posso sommare dentro le parentesi, perché così risparmio calcoli. Se non posso farlo, allora applico due volte la proprietà distributiva, quindi avrò il primo monomio per ciascuno dei due nella seconda parentesi e il secondo monomio per ciascuno dei due nella seconda parentesi, tenendo sempre presente i loro segni. Quindi qui avrò tecnicamente, adesso la faccio lunga, ma in realtà si può fare più velocemente, 2x per la seconda parentesi, x meno 4y, più 3y per x meno 4y. Quindi ottengo 2x per x più 2x per meno 4y più 3y per x più 3y per meno 4y. Quindi 2x alla seconda meno 8xy più 3xy meno 12y alla seconda. Dopodiché alcuni termini sono semplificabili qui perché alcuni sono simili. Questi due sono simili.
quindi ottengo 2x alla seconda meno 3, scusatemi, meno 8 più 3 fa meno 5, e poi ho meno 12, mi rimaneva no, seconda. Ok, ci sono domande? Attenzione, vi sarà probabilmente, l'avrete già notato, torniamo al caso di partenza. Se ho un prodotto tra due espressioni algebriche, per esempio come in questo caso un monomio per un polinomio, il risultato, in generale un polinomio, e attenzione, il grado del risultato è la somma dei gradi dei fattori. Questo monomio è di grado 1, questo è di grado 1. Qui ho due monomi di primo grado, il binomio di primo grado, quindi 1 più 1 fa 2, il prodotto è di secondo grado. Ok? Attenzione, questo può essere utile per controllare il risultato. Ma è una coincidenza? No, è una legge generale. Quando faccio il prodotto di due polinomi, in generale, il risultato è un polinomio di grado pari alla somma dei gradi dei polinomi fattori. Facciamo l'esempio anche dopo. Questo è di primo grado, questo è di primo grado, 1 più 1 fa 2, il risultato è di secondo grado. Non è detto che sia un polinomio completo, eccetera, però il grado globale del polinomio prodotto è la somma dei gradi dei polinomi fattori. Ok? Questo può essere utile per controllare il risultato. Vediamo se troviamo degli esempi. Per esempio, adesso potremmo vedere questo esercizio. Ecco, vediamo questo per esempio, il 126. Abbiamo 2x alla n per 3 meno 4x meno x alla n. Ok, anche qui devo fare il prodotto del primo monomio per tutti i monomi tra parentesi, quindi ho 2x per 3 che fa 6x alla n, poi 2 per meno 4 che fa meno 8, x alla n per x fa x alla n più 1, poi 2x per meno 2 per meno 1 fa meno 2, x alla n per x alla n fa x alla 2n. Domande? Dimmi. Ma in questo caso che grado è il polinomio? Allora, il grado del primo fattore è il grado n, ok? Il secondo, se n è un intero, a meno che n non sia 0, il grado è n. Quindi il prodotto dei due è n più n, il grado è 2n. Ok, con n numero intero probabilmente, anche se qui non lo dice. D'accordo? Se invece n è 0, caso particolare, allora questo diventa di grado 0, quindi è una costante, solo 2. Questo è di primo grado e come vedi, qui diventa grado 0, grado 0, grado 1. Quindi grado 0 per grado 1 fa grado 1. 0 più 1 fa 1. Ok? Tutto chiaro? Vediamo di trovare un altro esercizio. Ecco, per esempio, proviamo anche questo. A alla x, b alla terza, moltiplicato per
a alla x più 2a alla seconda meno b alla y meno b alla seconda. Anche qui abbiamo esponenti letterali. Ok? Facciamo i prodotti. Il primo monomio per il primo monomio, a alla x per a alla x fa a alla 2x per b alla terza, più a alla x b alla terza per 2a, 1 per 2 fa 2, a alla x per a alla seconda fa a alla 2 più x, si sommano i gradi, e poi ho b alla terza, questo è un 3. Poi ho meno a alla x b alla y più 3 e infine meno, sempre a alla x, b alla 3 più 2 che fa 5. Qui il grado del prodotto dipende ovviamente dai valori di x, y per cui non è, dirlo a priori è difficile, qual è il più grande, no? Ci sono dubbi su questo? Dimmi. Sì, Ma il coefficiente, no, l'esponente dell'a su più 2a. questo? Nella Questo? sotto, È 2. Bene, qui viene da 1 per 2 che fa 2. no, l'esponente di a. 2 più x. X più 2. X più 2 o 2 più x indifferente. Sommo gli esponenti. Chiaramente non ho un numero perché x non so quant'è, quindi non posso mettere altro, no? Dipenderà da quanto vale x. Ok? Tutto chiaro? Vediamo un altro esempio. Magari abbiamo 2 polinomi. Vediamo pagina dopo se troviamo. Eccola qui. Ecco, per esempio, vediamo questo. Proviamo, ecco, a alla n più 1, chiusa tonda, per tonda a alla n più 3. Qui abbiamo un prodotto tra due binomi. Quindi devo fare il prodotto di ciascuno dei primi due, dei secondi, e del secondo monomio, che in questo caso è un suo numero 1, per tutti e due gli altri. Quindi avremo a alla n per a alla n fa a alla 2n, a alla n per 3 fa 3 alla n, poi ho 1 per a alla n che fa a alla n e 1 per 3 che fa 3. Qui i due alla n sono sommabili, questi due sono simili. Quindi mi rimane a alla 2n più 4 a alla n più 3. Ok? Che succede se ho più termini? Attenzione. Facciamo questo esempio, eccolo qua. Che succede ad esempio in questo caso, facciamone uno semplice, tanto il principio è lo stesso, se ho x meno 2 per x alla seconda più 1 per x più 3. Qui ho tre binomi. Ok? E qui devo fare le operazioni una alla volta, cioè farò prima, per esempio, il prodotto tra le prime due parentesi, mi verrà
una parentesi lunga, poi ho x più 3 e poi faccio il prodotto tra queste due. Ok? Dicono che sta per suonare, quindi questo ve lo lascio come esercizio, provate a farlo e discutiamo magari la prossima volta. D'accordo? Ok, per oggi ci fermiamo qui.